popolare sono qui. Li danno più agli stranieri ora che non agli italiani le case. Almeno fino all'arrivo della sindaca leghista, la prima in Toscana, perché qui a Cascina il 75% degli alloggi popolari, secondo una stima per difetto, d'ora in poi andrà proprio agli italiani. Nessuna nuova legge, ma semplicemente l'applicazione di un vecchio DPR che dà la possibilità alle amministrazioni pubbliche di chiedere ai cittadini stranieri un certificato della propria ambasciata o consolato che attesti lo stato patrimoniale nel loro paese. Fino adesso gli stranieri erano avvantaggiati nel fare dichiarazioni mendaci semplicemente perché la nostra amministrazione, tutte le amministrazioni, non hanno la possibilità concreta di verificare quello che uno straniero dichiara. Dunque per ottenere gli aiuti non basterà più l'autocertificazione che spesso non corrispondeva alla realtà. Hanno le case popolari e si stanno facendo la villa al suo paese. Due di là da me che loro vanno in vacanza in Marocco, da dove vengano, e ci stanno uno o due mesi perché là hanno la casa. Intanto gli stranieri si dividono sulle nuove regole. Il primo dare ai stranieri casa che è italiano, giusto? Perché noi paghiamo le tasse. Cosa regolare? Le leggi per tutti. E gli stranieri pagare le tasse, pagare tutti. Quello che c'ha bisogno non è giusto che non le si dà. Gli italiani e poi gli stranieri sono di casa qui. Ma non è soltanto un problema di regole, esiste anche un problema di sicurezza. A me uno di coloro mi ha buttato a terra e mi ha rubato la borsa. Ci sono tanti che stanno qui a sbavolo sulle spalle degli altri e sono anche molto pericolosi. Quando ci toccano e spaccano, strappano i cognomi. Abbiamo figli piccoli, altri lanciano ragazzi piccoli, giocavano tutti qui. Si riunivano, si facevano le feste di compleanno, sempre, naturalmente. Ora, come si fa a portarli qui? E anche su questo fronte la sindaca ha introdotto un nuovo requisito. Nessun precedente penale per chi vuole accedere alle case pubbliche. In molti alloggi di emergenza abitativa abitano persone che vivono di espedienti, vivono di spaccio, vivono di reati e però usufruiscono anche dei servizi pubblici erogati dal comune. Non voglio dire che siamo cattivi, però noi siamo qua e loro devono star là. Faccenda complicata perché naturalmente i torti e le ragioni sono da entrambe le parti. Ne parliamo questa mattina con Maria Rita Parsi, psicologa, psicoterapeuta, scrittrice, esperta di sentimenti e relazioni. Ci aiuterà a capire un po' di cose stamattina. Ne parliamo con Edoardo Fanucci, deputato del Partito Democratico, renziano da battaglia, aretino come Mariana Boschi, insomma un curriculum pazzesco, ben trovato. E ancora Alessandro Morelli, direttore di Radio Padania e del Populista, sito Buongiorno. Incaricato di portare il verbo salviniano sul web, giusto? Anche. Collegato con noi da Benevento, da Napoli. Da Napoli, il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, che è un classico inossidabile. Mastella è come la giacca blu, non passa mai di moda. Allora, Maria Rita, vorrei partire da te su questa cosa che raccontiamo, perché per me è sempre molto difficile giudicare, perché da una parte uno dice sì, ma che frasi brutte, che modo egoista, poi però ci devi vivere nelle piccole comunità, devi avere il problema che quando esci alla sera hai paura, cioè, no? Non solo, ma io direi che questo discorso è un discorso di grande di rifare il tessuto culturale e dei rapporti di queste persone. Mancano i mediatori culturali, perché è chiaro che approfittare, vivere di espediente di spaccio, essere pericolosi, eccetera, è un problema per i cittadini. È vero che è giusto che gli italiani che vivono qui hanno diritto, magari lo sentono profondamente, ad avere il 75% delle case popolari, ma è vero anche che chi arriva non è sempre un cialtrone, non è sempre uno che vive di espedienti, non è sempre può essere una persona invece che ha tantissimi bisogni, viene da situazioni come Iraq, Siria, in situazioni veramente drammatiche e chiede accoglienza, e l'accoglienza è un dovere, perché noi quando siamo immigrati in paesi, pensa all'America, pensa all'Australia, abbiamo avuto accoglienze che ci hanno fatto molto male, che hanno fatto crescere la criminalità, e la criminalità cresce anche laddove tu non hai accoglienza, non hai disponibilità. Quindi da una parte il coraggio di questa sindaca non mi dispiace, nel senso che mi sembra un'azione, vai a verificare chi sono le persone, però nel contempo credo anche che
ci sia necessità di fare un tessuto culturale, di mettere insieme i cittadini, le persone del luogo e quelli che arrivano per far capire veramente cos'è solidarietà, cos'è appoggio, perché questo permette il cambiamento. Mirta, il cambiamento, la presenza di queste persone non potrà essere fermata. Il meticciato questo avanza, il discorso interetnico avanza. Se uno non tiene conto di questo, fa un danno in prospettiva. Allora, Morelli, vorrei una tua battuta su questo, perché questo è il vero tema. No? Non parliamo più di un'emergenza, non parliamo di fenomeni, come dire, chiusi nel tempo e nello spazio. Parliamo di un terremoto costante che ci cambierà nel profondo. Innanzitutto dobbiamo fare chiarezza rispetto ad un argomento che è stato citato giustamente. Iraq e Siria portano profughi, mandano profughi, da lì arrivano profughi, non stiamo parlando di questo. Le case e le case popolari a Cascina, come in tutte le altre città, vengono assegnate agli immigrati che sono regolari, quindi che hanno fatto un percorso, speriamo, di integrazione, eccetera, eccetera. Quindi sono due cose totalmente diverse. Una è il affrontare il caso internazionale, appunto l'emergenza o non emergenza ormai da 5 anni degli sbarchi, e questo è un tema. Un altro tema è quello degli immigrati che sono qui regolari, che hanno avuto un lavoro, eccetera, eccetera. Quindi innanzitutto mettiamo chiarezza rispetto a questo argomento. La sindaca ha fatto benissimo, perché realizzare e dare la possibilità anche agli italiani, perché oramai in tutte le città, soprattutto nelle grandi città, ma persino nei piccoli centri abbiamo sentito, oltre il 70% delle case popolari finisce immigrati. Che cosa significa? Significa molto semplicemente creare degli enormi ghetti nelle nostre città, perché purtroppo, a torto o a ragione, gli immigrati vengono spinti in quella direzione. Io abito a Milano, vivo a Milano, a Roma è la stessa cosa, e nelle grandi città, Torino, Bologna, Napoli, è così. E allora qual è il problema? Anche nel vostro servizio, a parte le parole, si è capito benissimo cosa succede anche nelle piccole città. I quartieri popolari vengono generalmente abitati dalle persone che sono in grossa difficoltà, che sono anziani e immigrati. Cosa succede? Che prima o poi, per ragioni anagrafiche, adesso speriamo che i nostri anziani vivano il più possibile, ma tra giustamente 5, 10, 15 anni, quelli saranno ghetti, già oggi lo sono, ghetti nei quali purtroppo l'integrazione è impossibile, secondo me. È impossibile, malgrado tutte le volontà di sociologi, di chiunque. Vorrei sentire Fanucci e Mastella su questo. No, ma anche perché poi abbiamo l'esperienza francese che ci insegna, cioè le banlieue che diventano poi il luogo in cui cresce il malessere, cresce anche l'odio, ci dovrebbero insegnare qualcosa. Fanucci e Mastella. Il sindaco dovrebbe fare il sindaco, ad esempio riqualificando quei quartieri. Se sono dei ghetti, se non funzionano, dovrebbe mettere le mani a quei ghetti. Ad esempio con più servizi, con più asili nido, dove è il luogo dove si fanno le integrazioni vere. Oppure magari l'amico leghista è perché i bambini di colore vadano da un'altra parte rispetto ai nostri figli, no? Ghettizziamoli davvero con la Lega e mettiamoli anzi fuori dai nostri asili. Ridicolo, quella è la loro tesi. Noi abbiamo un'altra tesi, abbiamo quella di un'accoglienza nel rispetto delle regole. Questo sì. Quindi fa bene il sindaco se rispetta le regole, se attua un DPR che finora era stato in quel comune non attuato. Fa benissimo. Io forse vado anche contro quella che può essere una posizione immaginata dalla mia sua parte politica. Dalla mia parte politica. Però non deve essere, come mi pare invece voglia fare, strumentalizzato della serie il sindaco sceriffo contro gli immigrati, qui gli immigrati non li vogliamo, perché altrimenti accade quello che è più deleterio nella nostra società, cioè l'anziano, il più debole, diventa il più razzista dei razzisti. La guerra fra poveri, la guerra che è il vero grande rischio. Cioè, le persone intervistate, mi faccio concludere su questo, dovrebbero sapere anche che la gran parte dei nostri anziani, oggi ma soprattutto domani, sono aiutati nel pagamento delle proprie pensioni da questi immigrati regolari, l'ha detto anche l'amico leghista, che occupano quelle case non perché le occupano abusivamente, ma perché le sono state assegnate in base ad esempio al meccanismo dell'ISEE. Per non parlare di quanto sono aiutate le nostre famiglie dagli immigrati regolari, la cura dei bambini, la cura degli anziani, e quella è una cosa che io ricordo sempre. Io non farei il lavoro che faccio se non ci fosse una signora che viene da un'altra parte del mondo che si prende cura dei miei figli. Clemente Mastella. Ma guardi, tante cose intelligenti, alcune le condivido, altre no. Che la mia collega sindaca abbia determinato quel tipo di atteggiamento è legittimo e quindi è anche giusto farlo, perché
voglio farvi la colonna sonora, Mastella, quando parla, interessante. Come? No, come? Niente, Mastella, problemi nostri interni della Sette, non si preoccupi. Ok. Quindi dicevo, richiamando i vostri tecnici alla ragione mediatica. Esatto. Volevo dire che nei piccoli centri il dramma è più forte per la semplice ragione che sono anche meno le persone, gli italiani che sono là, e quindi forse c'è una densità di immigrati che è tale da volte da determinare difficoltà di convivenza. Questo capita anche nelle città dove ci stanno ghetti o periferie che già esistono, perché esistevano anche prima le periferie delle grandi città, penso a Milano, a Roma, cioè le banlieue della Francia sono i nostri ghetti tradizionali, o in parte di Roma, ma anche di coloro i quali hanno la casa popolare altrove. Il problema è come disciplinare tutto questo, cioè con l'accoglienza, che è giusto dal mio punto di vista, cioè non possiamo non accogliere, però bisogna essere molto attenti a disciplinare e anche ad evitare, perché è vero, in alcuni casi c'è chi spaccia, giovani che non sanno che fare, anche di colore o quanto altro, che sono arrivati al di fuori e creano questo tipo di imbarazzo, che dà l'imbarazzo anche una percezione maggiore della presenza di questi immigrati, maggiore, questo crea problemi e difficoltà.